Allora, questo è il primo vlogmas che io registro. E credo che saranno i primi video che faccio nella nuova casa, per cui sarà un, diciamo, il vero Natale quest'anno che passeremo. Vero Natale in senso che l'anno scorso, che era il primo vero Natale, diciamo, della prima, quando siamo entrati in casa nuova, non è stato tanto bello. Per cui, per chi mi segue da un bel po', sa che il 20 di dicembre ho perso mio nonno, per cui diciamo che non è stato un bel Natale, anche perché, ovviamente per chi mi segue lo sa già. E per cui, vabbè, non sto a ripetere le cose. Comunque, vabbè, non è stato veramente un bel Natale quello l'anno scorso. E invece questo è il nostro secondo Natale e sarà il primo vero Natale con l'albero nuovo, le decorazioni nuove. Ho fatto shopping, come vedete, adesso vi farò vedere altri acquisti che ho preso. E per cui sarà il primo, sì, la prima decorazione nuova nella casa nuova, con molte decorazioni. Quest'anno mi sono data un po' di shopping natalizio. Non so quanti vlog farò, se saranno 5, se saranno 10, massimo 10, non di più ne faccio. Calcolate che dopo il 23 di dicembre non farò i video, cioè per almeno una settimana così. Bloccherò, diciamo, i video, non li farò e poi si inizierà, diciamo, a gennaio. Anche se non so se farò 3 vlog l'ultima settimana di dicembre, e poi Capodanno e poi si inizierà a gennaio, non lo so ancora, devo decidere. Comunque, vabbè, per almeno una settimana ovviamente prenderò un po' di pausa su YouTube. Il che sono i giorni di Natale, eccetera, anche perché non credo che qualcuno sta su YouTube a vedere i video, e per cui, come tutti gli anni, faccio così. E niente, per cui, lo so che presto, che dovrebbero iniziare il 1° dicembre i Vlogmas, però io li voglio iniziare adesso. Oggi è il 20 di dicembre. Oggi dovrebbe essere il 20 di novembre, se non mi sbaglio. Sì, oggi è il 20 di novembre. Per cui io inizio a registrare adesso, però credo che voi questo video, il primo Vlogmas e poi gli altri che registrerò, credo che li vedete, non so se la prossima settimana o comunque più o meno quasi alla fine di novembre. Perché lo so che dovrei mettere, che ne so. Oggi lo registro, domani dovrebbe andare su, ma dato che ho ancora altri video che ho già registrato e devo mettere già sul canale, per cui prima vedete quelli vecchi, cioè vecchi che ora in teoria ho registrato adesso, e poi dopo vedete quelli, i vlogmas nuovi. Per cui adesso iniziamo, vi faccio vedere gli acquisti che ho comprato e facciamo l'albero. Ovviamente, dato che devo mettere le palline con l'elastico, io non so se ci vuole un bel po' per fare le palline e mettere cose. Dato che sono da sola, sarà un po' difficile e saranno un pochettino, cioè saranno tante ore. Per cui, dato che sono le 11, io non è che posso stare qua tutto il giorno a fare le decorazioni, eccetera, perché calcolate che devo fare le decorazioni del giardino, mettere tutte le luci, decorazione del balcone, devo mettere tutte le luci, fare l'albero piccolino che andrà fuori in balcone, per cui non lo so se vedete ovviamente tutto il vlog intero, cioè vuol dire che può essere che io registro per 10 minuti, che poi non è vero perché sono già
5 minuti che parlo, per cui vedete forse la metà dell'albero, diciamo, e poi il continuo sarà nel secondo Vlogmas. Sto già andando in tilt, però dato che ho bisogno di un aiuto e per il momento non ho un aiuto perché il mio compagno è al lavoro, volevo farlo insieme all'albero, per cui quasi quasi inizio un po' a farlo io e poi dopo se mi faccio aiutare, perché appunto le palline sono abbastanza, diciamo, ora che metti tutti i nastri, eccetera, ci vuole un po', per cui ho bisogno veramente un po' di una mano. Iniziamo prima a farvi vedere le decorazioni. Allora, sono andata da questo negozio nuovo che si chiama, vediamo qua, qua, no, JYSK, non so come si pronuncia, ma comunque è questo qua, è il negozio nuovo. L'hanno appena aperto da neanche una settimana, più o meno una settimana. Scusate, ma devo controllarli, specialmente lui che mi fa disastri. Per cui appunto spero che l'albero resiste, se no finisce male. E comunque sono andata a vedere questo negozio nuovo che vendono praticamente tutte le cose per la casa e c'era qualcosa anche di Natale. Per cui non ho comprato tanto perché non è che c'erano di più mobili, tavoli, queste cose qua. Per decorazioni così non tanto. Io ero più puntata sulle decorazioni di Natale e per cui quelle che ho trovato che mi piacevano le ho prese. Per cui. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questo. Questo qua me l'ha preso mia mamma. Io lo volevo, però ero indecisa, non sapevo se comprarlo. Questo lo voglio mettere sul mobiletto, che sta ovviamente sul mobiletto e che è carino. E allora, questo qua me l'ha preso lei. Se non sbaglio, il prezzo era 3 euro, 3-4 euro, non mi ricordo. Però a me piacciono troppo questi gnometti. E allora mi piace però la decorazione. Anzi, mi sembra che quest'anno forse un po' esagerato. E direi bassa. Però più li vedo, più mi piace comprarli tutti. E comunque, questo qua, 4 euro con il cuoricino. Cappello lungo, che si può anche piegare. Che diventa anche così. E ovviamente non hanno gli occhi, ma hanno solo il naso, la barba e le gambe che scendono con le scarpette rosa, in poche parole. È pesante perché ovviamente deve stare su un mobiletto, per cui comunque questo. E poi allora qua c'è lo scontrino, sì, che vi faccio vedere dopo. Ho preso questo qui, adesso vi faccio vedere che è enorme. Ah, ho preso, prima di tutto vi faccio vedere queste, che sono queste qua, le mollette per stendere, dato che a me mi si stanno rompendo, allora ho preso queste che sono praticamente di legno, ho preso queste qua. Poi ho preso questo, che è una coperta, non ci sta neanche nell'inquadratura, di Natale. Questa qua l'ho pagata 20 euro. È un pile, 100% poliestere. Un pile. Adesso lo apriamo insieme. Ah, la misura è 130x170. Lo apriamo insieme così dopo lo metto a lavare. Allora, non so com'è perché non l'ho visto. Interruzione, mi sono anche tagliata, non so come ho fatto, vabbè, comunque spero di non sporcare. A parte che devo. Scusate il casino, ma non ci sto capendo niente. Iniziamo male questo vlog. Tanto devo lavarlo, comunque chi se ne frega. Allora, vediamo. È bianca e beige, ha la forma della renna. Vediamo se riesco a farvela vedere. Sarà un po' difficile comunque. Ok,
questa è la forma di renna, si vede? Sì. Ha il pelo bianco che è morbidissima e dietro è bianca, invece qua è beige. Praticamente è grande, non so se si vede, è gigante. Vabbè, può coprire credo anche il mio divano. Se il mio gatto non fa casino, magari. Comunque, questa è molto morbida. Adesso la lavo perché giustamente quando compro le cose io li lavo sempre. Comunque, questa è quella che ho preso. Poi ho preso il tavolino, quello bianco, che vi metto la clip, anzi, ve la metto proprio intanto che io parlo, vi faccio vedere. Praticamente il tavolino è bianco e ho preso questo tavolino qua per metterlo su all'albero, però ho visto che poi non andava bene perché è troppo piccolo il tavolino, allora questo lo utilizzerò per l'albero piccolino fuori in balcone. Comunque questo qua è il tavolino che io mi stava aiutando a montarlo. Perché dovevo vedere anche se non era rotto, se lo riuscivo a montare, eccetera. Se no, potevi poi portarlo a cambiare se per caso era difettato. E il tavolino invece l'ho pagato 17,50. Le mollette in legno che sono 20 pezzi, 2,75 euro. Invece il sacchetto 85 centesimi, totale 41,50 euro. Totale, questo è il totale. C'erano abbastanza cose carine per la casa, però giustamente non mi servivano. Ero sull'ambito della decorazione di Natale, per cui per il momento casa. Su oggetti così non mi servivano, dato che ancora non ho il mobile. Passiamo all'altro sacchetto, che è il sacchetto di Teddy. Ho dovuto per forza prendere un altro sacchetto, questo di carta, perché giustamente il mio ragazzo non li ha portati e allora, come sempre, lasciamoli a casa così non mi tocca comprare sempre i sacchetti. Vabbè, comunque vi faccio vedere, ho preso queste che sono 5 palline, cioè 5 confezioni di palline. Quest'anno lo voglio fare argento e rosso. In teoria lo volevo fare bianco e rosso, però ho notato che le decorazioni tra palline e robe varie, se non vai al supermercato tipo al Bennet che costa una fucilata e spendi 60 euro di palline, sinceramente solo li vendono, anche quelli grossi. Io ho trovato questi qua abbastanza grossi e ho detto vabbè, ho capito che quest'anno lo faccio argento e rosso. Cioè, andrà così, vabbè, comunque. Per il momento ho preso questi a 3,55 euro l'uno. Dato che hanno questi, dove sono? Ma dove sono? Quelli da attaccare, ecco, questi qua li dovete attaccare nelle palline. E ora che li attacco tutti, ciao, sono tanti, come avete visto. E per il momento ho trovato questi perché ho girato da tutte le parti, pure dai cinesi. Dai cinesi non c'erano le palline che voglio io, anzi adesso le fanno anche piccole le palline, ma a me non mi piacciono piccole, le voglio così. Alla fine le ho prese così. Hanno la decorazione di neve, queste cose qua sono carine. Peccato che le devo utilizzare argento e non bianco. Poi ho preso anche queste bianche, queste 4 euro con scritto ho ho ho, poi c'è la renna e sono un po' più grandi, per cui non lo so, vediamo se li uso, però mi piacevano, li ho presi, probabilmente non e sono sempre in me. Saluta, ciao ciao, no, vuoi stare cattiva. Poi scontrino ve lo faccio vedere dopo.
Ho preso i fiocchi, tutti diversi tipi, 3 euro l'uno, fatto così, bello grosso. Poi ho preso questi piccolini, questo qua mi sembra 1,55 euro, brillantino tipo con i glitter, perché dovevano essere ovviamente ancora con i fiocchi. Altri uguali identici, non sapevo quante ne servivano, allora ho detto vabbè, prendi un po'. Poi ho preso questo qua rosso, che è quello che si illumina. Questo qua si illumina. Adesso vediamo insieme. Ci sono già le pile. Voi staccate questo. Carino! E si illumina. C'ha dietro le luci. Adesso lo spengo perché giustamente si scarica. E questo lo posso mettere su proprio in alto, dato che è rosso. Lo metto in cima, invece di mettere la stella di Natale, quelle cose che andavano messe prima, diciamo belle, alla fine ho deciso di prendere questo. Questo qua, 5 euro, perché è LED e va comprato le pile che ho già preso. Poi, altro uguale identico, che è questo, sempre 3 euro. Poi ne ho presi altri due. Ah no, un altro uguale identico e uno a glitter. Questo glitter a 2 euro, carino anche questo. Udino. Saluta! Ciao! È uno stronzetto. Spero che non mi bannano questo video solo per aver detto una parolaccia. Comunque stavo dicendo, ne ho presi un altro uguale identico. Vediamo se questo funziona. Dov'è? Dobbiamo testare perché non ho visto se funziona. Sì, funziona anche questo. Per cui ne ho presi due e adesso vedremo dove metterli. Poi ho preso un altro, che è diverso, 2 euro e no, questo 2 euro solo che è un po' rovinato, l'ho visto adesso. Comunque così, io spero che durano, perché con loro. E poi ho preso un altro uguale a questo, sempre 3 euro, fatto così. Ovviamente fiocchi a volontà, perché giustamente deve anche essere carino l'albero. Poi invece ho preso questo qua che è l'elastico per i capelli a 2 euro, rosso e bianco, carino così, sono in tema natalizio. Questo non ce l'avevo allora, l'ho preso. Poi ho trovato questo per mettere su nell'albero, che questo però va cambiata. Ah no, non c'era il coso, forse per quello. Ma infatti, comunque si illumina, carino, e va messo sull'albero. È un ognomo rosa con la barbetta che si mette sull'alberino. Questo è a LED, costa 2 euro. Poi ho preso un altro uguale identico, però l'ho preso grigio. Anche questo si illumina. È sempre a LED e sempre a 2 euro. Anche questo qua è carino. Ta-da! Poi ho preso le pile, ovviamente perché non si sa mai se si scaricano o non so neanche se andavano bene. Non sapevo quale prendere, l'ho preso tutti diversi, così almeno sono sicura che uno di questi dovrebbe funzionare. Per cui queste due a 3 euro, l'uno a 3 euro, queste qua, perché ho detto non si sa mai come. Poi invece, vabbè, il mio ragazzo ha preso i sacchettini, questi qua, per surgelare a 1 euro. Questi. Sono piccoli, 3L. Sono 30. Allora, vi faccio vedere lo scontrino e vi dico il prezzo. Allora, totale 60,20 euro. Questo
Allora, le batterie, 24 batterie, 3 euro l'una, sì, l'ho già detto. No, in teoria ho già detto tutti i prezzi, giusto? Sì, perché c'erano scritti lì, per cui magari se non ripeto ancora gli stessi pezzi, forse è meglio. Comunque, da Teddy ho trovato questa roba qua. In teoria stavano mettendo altre cose di Natale. Erano abbastanza in ritardo, perché ormai è cioè siamo quasi a dicembre. Manca una settimana e 4 giorni, per cui cioè, non puoi arrivare in ritardo, mettere le decorazioni in ritardo. Per cui sono stata un po' delusa perché non c'erano tante cose, specialmente le palline. Pensavo che c'erano molte palline, invece la maggior parte delle palline erano tutte piccole. Per cui non è che mi piacevano così tanto. E alla fine ho trovato solo questo. Per cui questo è. E credo basta. Ah, dato che mi devono arrivare i pacchi, vi spoilerò già che ho già ordinato altre cose di Natale, di decorazione, e non vi dico dove l'ho presi, però vi spoilerò già che mi devono arrivare 2 pacchi. Per cui quando arrivano i 2 pacchi vi farò vedere anche diciamo, l'altro shopping di Natale, che sarà nel prossimo video. Non so in quale blog, ma se 2 o 3, comunque trovate dentro le cose. Cioè trovate altri, ho trovato altro shopping di Natale. Sto andando in palla. Comunque, detto questo, adesso facciamo l'albero di Natale, almeno mezzo albero di Natale, e poi vabbè, continuiamo. Credo che questo video durerà un bel po'. Credo, eh. Iniziamo già benissimo. Ho comprato anche questo per mettere sotto l'albero, che non so se ve l'ho fatto vedere, comunque questo qua. Adesso mettiamo quello. Ovviamente non sono in tema natalizio, però non è che ho i vestiti proprio di Natale, devo ancora prenderli. Comunque iniziamo a prendere questo. Allora, ho montato il primo pezzo. È stato un po' difficile, però comunque dovrebbe essere facile. Perché questo albero l'ho preso da coso. L'avevo già fatto il video. Comunque, dato che ci vuole un po', direi che aspettate quando ho finito. Ok, con un po' di fatica, ma mamma mia, è grande, 2,10 m. Adesso mi tocca. Ci vuole un po'. Stessa cosa faccio con questo. Faccio questo. Intanto che trovo un altro pezzo che non so dov'è. E l'altro pezzo qui. Devo aprirlo tutto. Devo trovare l'altro pezzo lì che non so dove sta. E direi che lo apro tutto perché sennò qua ci vediamo l'anno prossimo. Per cui lo apro tutto. Allora, ho aperto tutto l'albero. Ho messo sotto questo per decorazione, anche se è un po' troppo grande. Comunque niente, l'albero è bello grande. Arrivo fino là in alto, è stato tutto aperto. Adesso metto le luci perché così forse si vede, ok? Perché devo mettere le luci, solo che è difficile metterle, per cui ci vediamo dopo quando ho messo le luci. Dato che non è semplice, diciamo, registrare,
quando fai l'albero, anche perché devi avere le inquadrature giuste, eccetera. E io ci sto mettendo un bel po'. Ovviamente poi dovrò spingerlo un po' più in là così non si vedono tutte le prese dietro. E basta, non sarà, diciamo, completo perché mancherebbe il recinto e tutte le cose messe lì. Per cui devo valutare ovviamente come fare. E intanto però l'ho aperto, ci ho messo un bel po' perché è veramente gigante, comunque è più alto di me. Va bene, vado a finire di mettere le luci. Allora, le luci le ho messe. Ovviamente è stato un po'. Anche il fiocco ho messo un po' complicato perché da sola è gira e rigira. Poi ovviamente lo spazio sì, è grande, però è un po' difficile. Comunque, niente, almeno le luci le ho messe. Ovviamente adesso le devo modificare bene perché lì c'è il buco. E ho messo quelle colorate e quelle bianche, in poche parole, e il fiocco sopra in alto. Comunque continuo più tardi, verso le 5, mi faccio aiutare perché ho avuto problemi con l'albero, dato che qua non è bello fisso e devo capire se sono io che non l'ho fissati bene oppure sono fatti così. Per cui non lo so. Comunque dovrebbe stare così, in poche parole, un po' più indietro dovrebbe stare. Per adesso l'ho messo così, ma devo ancora mettere le palline e tutte le altre cose. Per cui per il momento direi che è venuto abbastanza bene. Non è come lo volevo io, in senso che le luci è un po' complicato metterle. E non ho ancora capito bene come si fanno mettere, come si deve, però vabbè, un po' a prescindere che ho messo quelle lunghe, per cui queste qua sono lunghissime, e, cioè quelle colorate sono molto lunghe, per cui ho dovuto anche metterle su in cima lì. Perché, come avete visto, sono lunghissime e io l'ho dovuto metterle un po' sparse così. Però, vabbè, vediamo, adesso modifico ancora un po'. Comunque ci vediamo alle 5 perché ora che finisco di mettere le cose, eccetera. Poi devo vedere negli scatoloni che cos'ho per mettere lì e basta. Poi va modificato anche sotto, messo un po' più dritto e spostato bene. Solo che dato che c'è il sole non si capisce niente. E secondo me forse verso le 5 si riesce a capire se è bello oppure no. Comunque niente, continuo dopo perché sennò ci metto solo una giornata per fare l'albero da sola che è talmente grande che. Poi devo cambiare anche le tende, metterle rosse e niente, comunque vabbè, dai, diciamo che un pochettino sta migliorando. Ci vediamo dopo.